Ciao ragazze, oggi volevo farvi un brevissimo video haul su alcune cose che ho acquistato ieri. In realtà me ne manca una che l'ho lasciata in ufficio perché il sacchetto era talmente pesante che non riuscivo a portarlo e dovevo stare in giro tutto il giorno ieri. Quindi quella ve la farò poi vedere nel blog direttamente nell'articolo di recensione. Allora, sono andata all'OVS vicino al mio ufficio e ho visto che hanno i prodotti della Frank Provost, che è un parrucchiere che lavora con Top Model, che credo sia una rivista o un'agenzia di modelle, e lì all'OVS hanno messo questo stendino piccino con quasi tutta la gamma dei suoi prodotti. Mi pare ne mancasse un tipo solo di shampoo, perché poi sono andata a vedere sul sito cos'altro c'era di questa marca, e mi pare mancasse solo quella con la striscia verde, che era la volumizzante. Ci sono tutti i prodotti. Si compongono di shampoo, balsamo e maschera, a parte lo shampoo volumizzante e un altro che forse è un altro che non ha la maschera, però ha il balsamo, mi pare. Io ho preso shampoo, balsamo e maschera della linea rinforzante e ristrutturante. Infatti, shampoo, ripara e rinforza ceramide, a base di ceramide. Questi shampoo qua sono da 750 ml, quindi tantissimo prodotto, davvero, dura 12 mesi e sono privi di siliconi. Allora, la parte in italiano magari è meglio. E vabbè, risciacquare. Questo qui è adatto per le donne con i capelli danneggiati o fragili. È arricchita la formula con ceramide ristrutturante e è studiata per rinforzare e riparare i vostri capelli. Dicevo, sono 750 ml, quindi davvero tantissimo prodotto, e costa 5,99 ciascun prodotto, quindi sia shampoo sia il balsamo che la maschera. La maschera è da 400 e non li ho ancora provati. Incomincerò da oggi a provarli per vedere come sono. La maschera è da fare una o due volte alla settimana. È da tenere in posa pochi minuti, per cui è una cosa abbastanza facile da fare anche durante la settimana e non solo nell'arco del weekend. E niente, Frank Provost dice: con più di 30 anni di esperienza e 600 saloni di bellezza in tutto il mondo, presenta la sua prima gamma di trattamento per capelli in formato professionale per la grande distribuzione, testato nel suo centro tecnico per portare la qualità dei grandi saloni a casa vostra. E niente, insomma, sono contenta perché questa OVS qui mi sta dando veramente tante gioie. Sta mettendo tantissimi prodotti per la cura della persona nuovi che devo dire mi piacciono. Sempre lì ho trovato questi oli, che sono l'olio Omnia Laboratories e l'olio erboristico di Argan, e privo di parabeni, minerali, coloranti sintetici, allergeni. E io ho guardato degli ingredienti, infatti c'è solo olio di Argan, Argania spinosa, kernel oil e parfum. Ora non lo hanno usato ancora, ma sì, direi che non ha un profumo. Stessa cosa quest'altro, che è l'olio di jojoba biologico estratto a freddo, sempre stessa marca, la Omnia. Questi qui costano 6,50, sono 50 ml, la confezione è in PET, dura 6 mesi. E questo qui anche è Simmonsia chinensis, cioè jojoba, seed oil e parfum. Qua il profumo si sente un pochino di più. Comunque sia, sono praticamente puri, cioè c'è solo qualche goccino di profumo. Quindi io sono molto contenta di averli acquistati. Non sono testati sugli animali. E che altro vi posso dire? Estratto a freddo l'olio di jojoba, ideale anche quello di Argan, scusate, perché nel frattempo stavo guardando. E niente, vabbè, le proprietà le conoscete, per cui non mi dilungo. C'era anche l'olio di mandorle dolci, sempre a 6,50 euro, anche quello era puro, però io ce l'ho e quindi non l'ho comprato.
recuperato. Poi, ah, mi sono dimenticata di dirvi, con i prodotti della Provost, acquistando un prodotto c'era in regalo anche la spazzola. Beh, basta, che sì, vabbè, è una spazzola... senza infamia e senza lode, non lo so. Poi sono andata alla Putin e ho visto che hanno messo lo stand della Essence e c'erano le cosine nuove. Allora, non avevo tanto tempo, quindi non sono stata a guardare molto. Ho preso solo i nuovi top coat perché mi piacevano tantissimo. Tre ne ho presi, in realtà ce n'erano sei, però gli altri non ho avuto modo di valutarli. Questi mi hanno colpito subito e li ho comprati. Il primo è il numero 6, You Are a Gold Mine, ed è questo, questo qua con i riflessi dorati, molto bello. Sapete che io adoro l'oro, quindi mi ha conquistato ovviamente. Poi l'altro si chiama si legge malissimo, Hello Holo, e ora capirete perché si legge male. Fantastico, veramente stupendo, stupendo. E cioè, sono curiosa di vedere come sia coprente questo smalto qua, perché è veramente bellissimo. E quest'altro si chiama Mystic Mermaid, che vuol dire sirena, ed è in effetti, anche questo è un madreperla con questi glitterini che sembrano blu azzurri, poi in realtà i riflessi che ha sono lilla, bellissimo. Poi ho preso, e questi qui vengono, aspettate perché ho conservato lo scontrino, 2,29 direi, sì. Sì, poi ho preso questo qui, Where is the Party, che è un altro degli Color and Go nuovi, che è questo viola verde bellissimo, veramente stupendo secondo me. Cioè, dei riflessi bellissimi. Poi ho preso l'eyeliner in gel numero 3, Berlin Rocks, che è il viola, ed è questo, e penso che andrò a prendere anche gli altri se questo merita. E poi ho trovato, attenzione attenzione, il pennello da eyeliner, mentre quello da smokey faceva un po' schifo secondo me. Questo mi sembra, se riesco ad aprirlo, valido. Allora, l'eyeliner viene 3,49 mi pare, il pennellino 1,99 e lo smaltino 1,29. Il pennellino mi sembra davvero valido, perché a vederlo almeno è sottile, è un po', forse un po' morbido, però è molto sottile ed è, sembra abbastanza ben fatto. L'eyeliner mi sembra un po' troppo morbido invece. Ci ho appena appoggiato il pennello. L'eyeliner mi sembra un po' morbido. Cioè, è difficile fare una linea sottile, però il pennellino non sembra male. Il pennellino costa 1,99 direi. Il pennellino è buono, cioè si riescono a fare delle linee belle sottili. L'eyeliner non lo so, l'eyeliner non lo so, sono sempre molto scettica io con gli eyeliner. È un bellissimo colore, perché in camera non si vedono, ma dei bei riflessi, però è un po' morbido per i miei gusti, e dovrebbe essere più gelatinoso e meno cremoso secondo me. Sarà che io sono innamorata del Black Track di MAC, e quindi cioè, questo c'ha anche dei glitterini dentro tra l'altro. Comunque, niente, lo valuteremo. E quindi questi sono stati i miei acquisti e sono molto contenta. Un bacione a tutte, ciao ragazze!